Buonasera, spettatori e spettatrici di Esperienze Funzionali. Io sono Susanna Basile, psicologa e sessuologa clinica, in compagnia col nostro professore Luciano Rispoli, che è il fondatore del neofunzionalismo. Continuando le nostre puntate, i nostri incontri, intanto lo presentiamo. Intanto salutiamo tutti, Ecco. benvenuti a questo momento di incontro. Ecco, il vostro interesse, con la vostra passione, la vostra curiosità, a noi va benissimo. Quindi, stasera affronteremo il sogno in psicoterapia. Il sogno secondo la psicoterapia è facendo un raffronto tra il sogno come simbolo dell'inconscio al sogno come racconto di vita, ispirandoci a un articolo di un pamphlet recentemente pubblicato dal nostro professore Luciano Rispoli. Quindi questo articolo è a cura di Teresa Sorrentino, che vogliamo ricordare perché è giusto che chiaramente bisogna ricordare entrambi gli autori. E inizia proprio, è un discorso chiaramente di grande interesse perché a tutt'oggi siamo sempre interessati e interessate al sogno e al suo significato, considerando che il sogno è una parte della nostra vita, perché non perché si svolge di notte, che anche mentre noi dormiamo è sempre la nostra vita. Questo ci tenevo a dirlo fin dall'inizio perché noi Certo. pensiamo sempre, abbiamo questo rapporto col sogno come se fosse col sonno, come se fosse qualcosa di secondario, no? Di come si dice, di correlato nel senso della nostra vita. In realtà, quando noi diciamo ho 30 anni, ho 40 anni, ho 50 anni, sono 25 anni di veglia e 25 anni di sonno. Luciano, così è. È così, È un grande periodo di vita interessante, molto interessante. I sogni, diciamo che in genere i sogni siamo tutti interessati, siamo tutti molto curiosi quando si ricordano. Purtroppo quando ci sono delle situazioni di difficoltà di funzionamento psicocorporeo, biopsichico, a volte i sogni non si ricordano proprio. Però devo dire che quando si fa terapia, psicoterapia, poi i sogni ritornano. È interessante questo. Chi non sognava poi comincia a sognare, a volte anche molto. Infatti, la cosa interessante che mi ha colpito subito dell'articolo e della tesi tua e insieme appunto alla Sorrentino è che per quanto il lavoro di Freud sia stato sempre un grande lavoro in qualsiasi campo, anche nel campo dei sogni, però il problema della decodificazione del sogno, come lo è per tante altre tecniche nell'ambito della psicoterapia funzionale, e che si debba poi trovare un significato, un'interpretazione che possa essere oggettiva. E così non è nell'ambito simbolico, perché quello che dice Freud ha un significato, quello che diceva Jung un altro significato. Alla fine il discorso Sì, fondamentale. bravissime. In realtà non dobbiamo pensare a una interpretazione nel senso soggettivo del termine, no? Perché un po', se no, diventa qualcosa che è un'opinione, diventano, a volte diventano opinioni, diventano, al di là di quello che invece Jung dice che ci sono degli archetipi, cioè dei sogni generali, ma a parte quelli, dobbiamo pensare che quando noi sogniamo, che cosa facciamo in realtà? Parliamo a noi stessi. Cioè, la cosa bella da capire, semplice anche in un certo senso, no? Una cosa semplice ma rivoluzionaria. Bisogna capire che Freud ormai è 100 anni fa, insomma, quindi ha dei valori enormi, ma ci sono stati dei cambiamenti nelle conoscenze. Quindi non è un'idea questa, ma che noi piano piano abbiamo capito più cose di quello che succede alla persona. Conosciamo molto di più, le scienze ci hanno aiutato a conoscere molto di più della persona e anche dei sogni. Quindi la pratica clinica di tantissimi anni alla fine ci ha fatto capire, in questo lavoro che abbiamo fatto insieme, che il sogno racconta di noi stessi. È finalmente un momento in cui, certo, non c'è tanto il filtro di quando uno è sveglio, no? E ci racconta delle cose importanti, profonde, ma sono delle cose vere. Non sono soltanto dei simboli, delle idee, sono delle cose vere di noi, si racconta la nostra vita. E la racconta, questo è molto interessante, anche in una modalità che possiamo dire a 360 gradi, cioè olistica. Noi sogniamo, abbiamo
Sogniamo gli odori, sogniamo il contatto, sogniamo le sensazioni tattili, le sensazioni uditive, le sensazioni che altro possiamo dire, anche di, a volte anche proprio di gusto. Cioè, noi sogniamo con tutto il nostro corpo e mente insieme. Quindi anche nel sogno c'è questa presenza della persona intera, corpo, mente. Oramai non si possono più separare, abbiamo detto. Non so quante volte, spero di non annoiare, che non annoiamo i nostri ascoltatori, ma non si possono assolutamente separare. E il sogno è lo stesso, ci racconta la nostra vita. Infatti, E poi. quello che sottolinei anche nell'articolo, il sogno è un contatto profondo con se stessi, contatto che a volte noi ci neghiamo nella veglia, proprio perché ci sono tutta una serie di funzionamenti che non funzionano bene, no? Assolutamente, è proprio questo, che non siamo collegati, non siamo integrati in maniera piena e quindi poi di questo, quello che noi ci diciamo nel sogno, a volte nella vita non ce lo diciamo, nella vita cosciente non ce lo, non ci arriviamo a sentirlo e a capirlo. Ma per questo è interessante nella vita delle persone, al di là di giocarsi i numeri all'otto, che poi, diciamo che noi nel sud i sogni, figuriamoci. Certo, poi tu che vieni da Napoli, c'è proprio il top, perché se non è la patria tua, quella Certo, dell'interpretazione. però io vorrei capire una cosa, non sono un grande esperto della cabala, del senso di che numeri giocare, non capisco proprio perché una certa cosa giochi un numero, un altro, veramente poco chiaro. Ma quello che non ho capito è che quando arrivano dei sogni che sembrano portare dei numeri attraverso sempre dei simboli, perché quello si deve giocare, così si dice da noi, 3 volte sulla ruota di Bari. Ma perché 3 volte sulla ruota di Bari? Mi dovete spiegare questa cosa. Allora, guarda, io sono sicura che se andassimo a cercare un po' di storia della Cabala, sicuramente troveremo dietro una cultura ebraica che ha a che fare con i numeri, sicuro, perché non sono cose che nascono da un giorno all'altro. E se ci sta Bari, secondo me ci sta il discorso di qualche crociata, no? Qualche Ah. crociata di. No, c'è presente quelle a Bisanzio, avanti e indietro, per cui secondo me ci sarà un legame sempre in questi termini, qualcosa con i Levantini, no? Perché comunque loro non lo so, cioè se io dovessi andare intuito a braccio, no? Di recente io stavo frequentando un rabbino incredibile, un personaggio incredibile, che ogni volta che ci legge i pezzi della Bibbia ci fa delle traduzioni sempre numeriche. Ci fa vedere, no, in continuazione, questa volta è 3, 3 per 3, 23, poi questi sono i giorni Sì. dell'anno. Lo so, c'è molto questa numerologia, la numerologia. Quindi, Ok, tornando al sogno, però. tornando a noi allora, nell'articolo si parla di vari tipi di sogni in psicoterapia. Quindi io ti dico, diciamo, ok. Allora, quindi il primo, per esempio. Allora, prima di dire questo, diciamo che è interessante il sogno nella vita normale, Sì. anche al di là della terapia, cioè se noi impariamo qualcosa sui sogni, non sarebbe male. Il punto è che troppo spesso i sogni, quando noi non abbiamo un'integrazione profonda, il nostro organismo, la nostra persona non si è riunita tutti insieme, non li capiamo. Ma c'è una cosa interessante, dico questo, poi vediamo i vari sogni, perché questa è interessantissima. Man Certo. mano che va avanti la terapia, quindi questo che significa? Significa che a un certo punto il terapeuta deve fare quello che il paziente non è ancora in grado di fare, non riesce ancora a mettere insieme. Quindi non fa un'interpretazione, ma capisce il sogno cosa sta dicendo alla persona. Ma la cosa interessante è che man mano vanno avanti le terapie, questo l'ho dimostrato io nelle mie terapie, ma di tutti i miei allievi, i sogni diventano più evidenti e chiari. Le persone non hanno più bisogno dell'aiuto. Così che noi chiamiamo il sé ausiliario, l'aiuto che dà il terapeuta quando il paziente non ha ancora ricomposto tutto se stesso, e quindi lui capisce tutti i sogni da solo, e che sono poi non è da interpretare, sono delle cose chiare che lui dice a se stesso. Allora, Punto. questa è una tecnica antica, perché se vogliamo, tanto per digredire, insomma, un attimino per tornare sempre al suo discorso, perché 2000 anni fa, quando c'era la tecnica dell'incubazione, no?
Per cui veniva fatto sognare il paziente, no? In questo caso che aveva qualche affetto da qualche malattia, veniva fatto sognare, mentre lui sognava, il maestro guaritore gli veniva in sogno, gli diceva quello che doveva fare per guarire. Cosa succede? Questo succede anche a noi tuoi pazienti, tuoi nel senso della scuola, perché grazie a Dio gli psicoterapeuti almeno siamo sicuri che una cosa succede, che andiamo in terapia. Siamo obbligati ad andare in terapia e quindi facciamo pace, tra virgolette, con i nostri sogni, nel senso che andando a evidenziare il profondo, noi siamo i primi tecnici che conosciamo la tecnica di esaminare i nostri sogni, altrimenti, come dici tu, come potremmo fare ad aiutare i pazienti e a dargli poi delle chiavi di lettura? Esatto. Quindi, esatto, ha detto una cosa importantissima, siamo noi per primi e quindi noi non inventiamo, non è che dobbiamo avere l'intuito per cui quel sogno che ci fa pensare a quel sogno. No, il sogno racconta, questa è la differenza enorme e vedremo sempre di più. Adesso io farò giusto, facciamo qualche caso, ma insomma, qualche piccolo esempio, così le persone si divertono di più. Ma stavi dicendo che vari sogni, i sogni in terapia allora. In terapia sono interessanti perché, detto in maniera generica per tutti i sogni in terapia aiutano a vedere come stanno avanzando la terapia di una persona. Quindi non sono delle le idee che dà il terapeuta, il paziente sogna e quindi lui stesso piano piano si racconta come sta andando, cosa è migliorato, cosa sta migliorando, è una verifica, è molto interessante, una verifica che però il paziente fa con il suo sogno, quindi non dipende dalle parole di un altro, è lui che sogna. Ma infatti la distinzione che fanno tra grandi categorie, da cui poi potrei prendere un esempio di un caso, sono appunto i sogni sulle antiche relazioni, i sogni che riprendono sintomi e disturbi, e il sogno espressione di emozioni e paure. Che cosa si intende? Se ce la spiegaci un po' cosa si intende come categoria. Allora, questi siamo ancora nei sogni, diciamo, in chiave diagnostica, vale a dire che durante tutta la fase la persona sogna delle cose che non funzionano, cioè le ribadisce, se le racconta un'altra volta per dire, guarda, io ho queste paure, io ho queste sofferenze, ci sono queste antiche storie con mio padre, mia madre, il nonno, non lo so bene, che non sono andate bene. Ma quindi questo la persona lo sa, però lo ribadisce nel sogno, capito? Non è che è una scoperta, lo ribadisce, diventa molto più chiaro a lui e al terapeuta. Quindi sono diagnostici questi qua, no? In particolare le paure che ha vissuto quando era piccolo, che sono paure importanti, però sono paure che rimangono nella persona. Attenzione, non è che sono scomparse completamente e possono riemergere sotto forma di sintomi o di fobie, e quindi ci fanno capire la fase diagnostica è importante in psicoterapia, perché io dico sempre, noi dobbiamo essere come degli Sherlock Holmes, perdonami se io uso questa metafora A un po'. me, io sono un amante di Sherlock Holmes in tutte le sue Perché? interpretazioni. Per capire cosa è successo veramente, come sta la persona, non basta semplicemente qualcosa di superficiale, dobbiamo indagare. Dobbiamo arrivare a fondo, ma non inventare, ma indagare, riuscire ad entrare proprio nel profondo della persona e capire veramente. Quindi i sogni aiutano un po' questo processo diagnostico. E più la diagnosi è fatta bene, più la terapia funzionerà meglio. Quindi Ma questi sono infatti, i sogni, diciamo, della fase diagnostica. E poi poi sono. invece appunto, si parla dei sogni nelle fasi iniziali, i Sì. sogni di entrata in terapia, i Sì, sogni che di terapia. carini questi. Questi sono molto carini perché la persona non sogna il terapeuta, però sogna che per esempio per strada è caduto e uno è venuto e dice, senti, mo ti aiuto io. Quindi sogna di aiuto, di un aiuto, che ovviamente è chiaro che è quello del terapeuta, no? Però questo avviene già dopo un po' perché all'inizio la fiducia non può essere tanta, è ovvio. Le persone sono sempre un po' scoraggiate da tutte le situazioni sintomatiche, dai problemi che hanno vissuto, a volte hanno fatto terapie che non hanno funzionato. Quindi, però entrata in terapia significa che finalmente questa persona si sente che sta lì, che viene aiutata da un altro.
un'altra figura, non è direttamente il terapeuta che sogna, non può farlo subito, però c'è sempre un sogno di un aiuto. Questo si chiama entrata in terapia. Allora il terapeuta è sicuro che la persona finalmente si sente di fare un lavoro su di sé ed è veramente pronta con questo lavoro, veramente dentro questo lavoro. Ma ora ti faccio una domanda. Ti è mai capitato al contrario invece di pazienti che sognavano tanto e ti portavano sempre questi sogni in terapia? Quindi che tu dicevi, ora mamma mia, come facciamo qui che c'è questa confusione di personaggi? Non lo so, ecco, al contrario, ecco, di quelli che se lo ricordano e te li riempiono di particolari. In questi casi che cosa succede? Come aiuta la psicoterapia? Allora, quello che succede è sempre quello che io chiamo un momento di andare all'opposto. Allora, per esempio, sono persone che non dormono e poi a un certo punto della loro terapia fanno questo, non il sogno, sto dicendo, dormono tantissimo. Sì, Persone che okay. sono sempre arrabbiate si calmano, persone che sono sempre calme a volte hanno momenti di rabbia. Cioè, c'è un momento all'opposto che serve un po' per riaprire delle cose. Allora, quando uno sogna molto. Tra l'altro spesso sono incubi, quando uno sogna molto sono sempre sogni un po' negativi, un po' dolorosi, perché sono tutte le preoccupazioni che la persona ha, la confusione rispetto a quello che sono i suoi funzionamenti, il suo poter stare bene. E siccome sono tutte queste confusioni, si sogna tantissimo. E succede che a un certo punto questi sogni rallentano, molto carini, rallentano, si fermano e cominciano a diventare più significativi, molto più precisi. E questa è una fase più avanzata di terapia, oltre l'entrata in terapia, qua già siamo un po' più avanti. Bene, e poi sono gli stessi che poi scrivono romanzi questi, no? Finalmente riescono a organizzare i propri sogni, quindi hanno questa possibilità, giusto? Sì, Sicuramente. anche questo, certo, come no, anche questo. E poi ci sono i sogni. Eh La messa a posto. sì, Messa a posto delle situazioni familiari, questi sono molto interessanti pure, come... sì, praticamente si comincia a sognare un rapporto con la propria madre che era andato male, ma allora invece questa persona, tu la sogni, il paziente la sogna questa madre che però viene vicino, che però comunque comincia ad avere un rapporto più diretto, più semplice. Alcune situazioni si sciolgono già nel sogno, però questo significa che cosa in realtà? Che la persona sta sciogliendo alcuni nodi antichi, che sta allentando delle cose che non sono andate bene. E poi nella vita normale questo avverrà. O avviene perché questo adulto con cui è stato molto difficile è ancora in vita, quindi la persona poi va e veramente riapre un dialogo bello, oppure se la persona non c'è più diventa un ricordo che non è più così negativo, diventa finalmente un ricordo positivo. E comincia anche a ricordare le cose buone di questa persona da cui ha subito, diciamo così, con cui sono andate male le relazioni. E sono i sogni. E poi ci sono i sogni, come dicevi tu, di rimessa in atto di capacità. Certo, sì. Le relazioni. Capacità significa che una persona che è molto timida a un certo punto sogna che sta in una riunione, beh, si alza e dice: basta, adesso vi dico io cosa bisogna fare, adesso ve lo spiego. Io ascoltatemi, capito? E quindi sono i sogni di capacità che vengono recuperate e che poi la persona se la ritrova nella vita. Certo, La cosa interessante, sai qual è? Te lo voglio dire, ma tu già la sai, no? Quindi, però dico, lo faccio in modo di dire, in modo che lo diciamo ai video ascoltatori. La cosa interessante è che la persona in quel momento non è ancora si è accorta di questo, cioè del vero cambiamento che sta accadendo nella sua vita per la terapia. Quindi il sogno a volte anticipa un cambiamento che in realtà è in atto, ma di cui forse il paziente in quel momento non si accorge ancora completamente. E il sogno glielo dice però, dice: guarda che tu stai già recuperando questo, guarda che... E questo rasserena molto le persone perché gli fa capire dove stanno andando, che cosa già è migliorato. Certo, Luciano, tu comunque hai razionalizzato anche la prevenzione, da, come si dice, la preveggenza dei sogni. Ci sei riuscito a fare pure questo, è bellissimo. Perché in realtà, come dici tu, fin dall'inizio, da quando ci siamo conosciuti, non è che hai inventato qualcosa, hai codificato qualcosa invece che già noi, di cui noi siamo già proprietari, chiamiamole così, di cui siamo i detentori e che non riusciamo più a rendercene conto perché...
questo distacco che c'è stato tra mente e corpo, no? Questa separazione totale, che attraverso poi appunto il cuore, i sentimenti, siamo riusciti in qualche modo a recuperare. Si tratta di una sorta di rieducazione, no? Perché gli antichi queste cose le sapevano fare bene, parlando di antichità. Quindi quello che hai fatto tu, Luciano, è quello di andare a recuperare tutta una serie di sistemi di cui l'uomo è il detentore, no? Da questo punto di vista. Quindi, Sì, sicuramente, in sicuramente. realtà è una capacità di autoguarigione in cui lo psicoterapeuta partecipa. Questo è fondamentale. Cioè, io sono innamorata del funzionalismo per questo motivo, perché noi non abbiamo questa dipendenza, tra virgolette, nei confronti del paziente. Ora sono io un po' che gioco, che scherzo, ma in realtà proprio la nostra funzione è quella di sistemare, di aiutarlo e di mandarlo per il mondo felice e contento. Certamente, Questo fondamentalmente. Allora, certamente. E appunto, una delle cose che sembravano una predizione, no? Cioè sembrava che fosse un sogno di predizione, in realtà è un qualche cosa che la persona dentro già sa che è successo e che quindi poi lo sogna e avviene. Non è tanto una capacità preveggente, una capacità proprio di sentire dove già si è arrivati. Cosa che normalmente a livello cosciente non ce l'abbiamo, però dentro sì ce l'abbiamo. allora, a questo punto ci devi raccontare un caso. Dai. Allora, io volevo raccontarvi, no, tutto il caso no, per carità. No, no. Poi volevo, no, volevo dirvi, per esempio, c'è una persona che, perché ci sono i sogni di fine terapia, anche molto carini, no? In cui la persona finalmente si sente completamente bene, si sente che ha raggiunto dei risultati e sono sogni proprio di fine terapia. Quindi, e poi racconteremo anche altre cose. Anzi, raccontiamo prima queste cose e poi il sogno di fine terapia, perché la cosa interessante è che tutti quanti noi possiamo sapere che ci sono dei sogni comuni. È vero che il sogno è della persona, però, per esempio, a volte molti, quasi tutti sognano di volare. Sogno di volare. Magari si sollevano lentamente, si sollevano un po' più velocemente. Ci sono questi sogni che fanno tantissime persone. E lì è evidente che si sogna questa leggerezza, questo staccarsi dal peso esagerato, questo poter recuperare una vita che non è soltanto lì, piombata per terra, ma un sogno che le dà vitalità, gioia e leggerezza. E lo possono fare in tanti. Perché lo fanno in tanti? Perché non è tanto simbolico, ma è proprio la sensazione fisica che la persona sente. Il sogno di stare in un'automobile che viene guidata dall'altro, carini questi, no? Il sogno che viene guidato dall'altro, il paziente sta a fianco, la persona sta a fianco e non controlla più l'automobile. E beh, è evidente, no? Questo sogno di qualcun altro controlla le cose, finalmente. Lui non controlla più, si lascia portare dall'altro. È molto importante per persone che hanno sempre un controllo ossessivo, continuo, esagerato, no? Molto importante questo sogno. Carino, perché anche questo è abbastanza comune, no? I sogni di animali, il sogno del mare. Non è un discorso simbolico il mare, che cosa rappresenta, ma a volte le persone sognano che c'è un mare molto scuro, e sotto non si vede che cosa c'è. Non sotto non dire cosa c'è, perché è tutto il processo che loro stanno per fare di andare a scoprire cosa c'è sotto e così via. Poi gli animali pure, questo possiamo dire, così tutti si possono divertire, no? Quando voi sognate un animale, in genere sognano degli animali che piacciono, però allora voi chiedetevi, questo animale che caratteristiche ha? È un animale che è dolce, tenero, affettuoso, aggressivo? È un animale che sta un po' per conto suo, selvatico, perché quel sogno vi sta raccontando che voi siete un po' così, cioè che in questa fase siete così e forse qualcosa deve cambiare. Però diventa molto chiaro chi sogna il gatto, chi sogna, non lo so, il procione, ti posso dire, chi sogna un animale che si sta estinguendo, allora anche lui pensa che tra poco si... Non lo sto scherzando, eh. Però chi sogna la pantera, dai. La pantera nera, no? Che non è.
Non è un bel sogno di potenza, di grande capacità di potenza. La pantera nera non è male, no? Ma Mi se chi piace. sogna, chi sogna il koala attaccato così, che c'ha lo Bisogna il sguardino. koala, il koaluccio. L'ultima volta ho visto questa immagine in internet di questo panda, che adesso per fortuna un po' lo stanno salvando, e che se ne stava a pancia all'aria mentre il tizio lì, quello che lo curava, lo grattava sulla pancia. Lui faceva così, così. Cioè, capito come sono gli animali, sono formidabili. E quindi voi potete capire dal sogno che fate in animale in che fase state, non che voi siete così, perché non è questa la cosa, non è tanto un fatto, come dire, oramai che non modifica più, ma voi siete un po' in quella fase, che una può essere isolamento, che può essere di arrabbiatura, che può essere eccetera. Nei sogni comuni, non è che raccontiamo le nostre tecniche, però tu mi hai fatto venire in mente le nostre visualizzazioni guidate. Cioè, in pratica, non ne abbiamo mai parlato, noi in realtà da questo punto di vista come derivazione, però una volta che mi parli del mare con le onde queste scure, una volta che parli di volare, una volta come la passeggiata nel bosco, no? Quella di andare a trovare una cosa. Possiamo raccontare che all'interno della nostra tecnica di psicoterapia esiste questa tecnica che si chiama le visualizzazioni guidate. Immaginazioni guidate, io le chiamo Immaginazioni. No, no, immaginazioni vabbè. guidate, Immaginazioni guidate. più Quindi, che perché sono immaginazioni, immagina anche gli odori, immagini i sapori, immagini i infatti, suoni. e questa è, diciamo, che mi viene da dire che è una forma sottile di rieducazione, no? Anche se viene fatta in uno stato di veglia, perché poi si entra in una leggera ipnosi, Sì, poco. sì, sì, Quindi sì, sì. è giusto, in qualche modo è come se fosse una rieducazione di quello che poi avviene durante la notte quando sei in psicoterapia funzionale, o no? Che dici? Sì, Questo. diciamo che quella, ma potremmo anche farci una puntata sulle immaginazioni guidate, magari ne facciamo un paio e le persone se le fanno, se le possono pure godere, non lo so, dico lì, io sto buttando lì così, No, vabbè, perché... così lo fai sulla conduttrice, così vediamo che succede. Allora, sì, ci racconti. ed è come dire, io la chiamo la ciliegina sulla torta, nel senso che... Quando nelle nostre tecniche noi recuperiamo, per esempio, quello che possiamo definire il funzionamento della calma, poi c'è un'immaginazione che va ulteriormente su questo funzionamento e quindi lo rassoda, lo rinsalda ulteriormente, lo rinsalda ulteriormente e la persona finalmente si recupera un funzionamento che è fondamentale, per esempio, come quello della calma, per esempio, no? E quindi sì, le immaginazioni guidate ci possono... aiutare anche a capire dove stiamo nella terapia, a che punto stiamo e anche nei sogni. Quindi volevamo concludere con Sì, un faccio questo caso di un sogno di fine terapia, perché sì. lo trovo particolarmente significativo e interessante, un sogno di fine terapia. Allora, in questo sogno di fine terapia, che tra l'altro una terapia è andata bene, ovviamente, è andata a buon fine. E praticamente la notte precedente l'ultimo incontro, perché la persona sapeva, questo è un uomo di 40 anni, sapeva che lui finiva la terapia, ormai stava bene, veramente stava molto bene, fa questo sogno che il giorno prima di cui lui viene per salutarmi, no, ci incontriamo, sappiamo per salutarci che è finito. Allora lui che cosa sogna? Che con tutta la sua famiglia sta a Vienna, in questa città che lui ama molto, e mi incontra. Quindi pensa, mi sogna direttamente che mi incontra e lui mi porta a salire sopra un tetto. Lui vuole anche portare la famiglia con lui sul tetto, anche se la famiglia ci mette un po' più di tempo, quindi alla fine arriviamo noi due sul tetto, la famiglia piano piano arriverà dopo. E dal tetto c'è questo panorama stupendo di tutta Vienna, che lui vede insieme a me, capito com'era? Ma non è finito, perché è divertentissimo, perché a parte questa cosa bellissima, poi noi cominciamo a saltare sui tetti, penso un po', no? Sui tetti e poi dobbiamo scendere perché lui deve entrare, deve andare a fare l'ultima seduta con me nella stanza nel mio studio di terapia. Quindi lui sa che deve venire a fare, lui sa nel sogno che viene a fare l'ultima seduta, capito? E che cosa fa? Che dal tetto
Allora noi ci lasciamo planare dolcemente, cioè non è che ci lanciamo e cadiamo, ma dolcemente planiamo. E dove finiamo? Indovina un po'. Finiamo nella stanza di terapia, tutti e due insieme, capito? Di quest'ultima seduta che deve fare. E qui facevamo un'ultima chiacchierata, parlavamo di alcuni libri, lui voleva scrivere delle cose, quindi ci facciamo questa specie di saluto. Dopodiché il terapeuta, che sarei io, gli dico, va bene, dopo comunque la tua vita continuerà, cioè tutto questo se l'è sognato, capito? E vedrai che in TV ti diranno in che classe sei oramai promosso, capito? In che classe oramai dovrai andare. Scusa, una cosa te la devo dire per forza, ma eravate in un quadro di Marc Chagall tutte e due, perché era il pittore quello russo, no? Quello che c'è Sì, praticamente sì, insieme, tutte e due, sì, 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 sì. Getty che volava uguale, cioè proprio è la... Perciò dico, ma se io avessi voluto pensare a un sogno di fine terapia, non sarei stato capace di pensare a un sogno così, così chiaro, così evidente. Come Certo. vedete, non ci sono strane cose, proprio è tutto molto bello, questo andare insieme sui tetti, guardare il panorama di questa città che lui ama. Sì, la famiglia viene pure lei, però insomma, lui dice, vabbè, intanto noi andiamo a fare l'ultima seduta, planiamo dolcemente. E poi chiacchieriamo di libri, di cose che lui farà, e poi io gli dirò, vabbè, in TV saprai adesso in che classe sarei andato più avanti. Ma vabbè, insomma, comunque, questo è uno dei sogni, ci sono dei sogni stupendi, adesso che vi posso dire, ne potrei raccontare a decine, ma insomma, capisco Sì, che no, poi... vabbè, noi commentati questo era tanto per, come si dice al solito, entrare un po' e sfatare un po' con questo discorso della ricerca del simbolo, no? Perché io, per esempio, ora, di fronte a quello che ti ho detto, a parte Marc Chagall, un simbolista, chiamiamolo così, avrebbe potuto dire perché la casa rappresenta il corpo, Esatto, no? capito? E quindi lui è sopra perché vuol dire che il suo super io ha affrontato le sue, capi? Cioè, è là, no, che poi tu dici, ma io poi nel quotidiano di tutte queste belle cose che me ne faccio? Cioè, i libri, posso scrivere i libri, è bello, siamo Sì, felici. lì è tutto molto più chiaro. Però adesso vi racconto l'ultima cosa, proprio per finire. Però questo è divertente perché questa è una cosa che è accaduta quando io facevo un gruppo di formazione dei francesi. Allora ci stava questo francese che uno stracontrollato, uno che praticamente doveva tenere tutto sotto controllo, rigido, no? E con noi comincia a fare sto lavoro in cui si scioglie, perché chiaramente è un gruppo di formazione, ma ovviamente noi lavoriamo, come hai detto tu, su noi stessi, quindi loro devono fare un grosso lavoro, e lui comincia ad allentare questo controllo pazzesco, no? Che veramente era ossessivo, era rigido, non gli come fai un terapeuta ad essere così? Non puoi esserlo assolutamente. Quindi lui scioglie tutto, ma lui deve pensare che veniva da una terapia di tipo appunto psicodinamico, no? Tutto basato sull'interpretazione, simboli e compagnia. E a un certo punto lui arriva in uno di questi incontri che noi facevamo e finalmente arriva con questo bellissimo sogno, che lui stava sopra una discesa di neve, stava sugli sci e questi sci andavano e lui e non riusciva neanche un po' a controllarli, questi sci andavano, no? E allora lui, se, io non so manco, non sono riuscito neanche a dire, beh, è ovvio, no? Questo è talmente evidente. E lui dice, questo sogno mi parla della morte, perché il freddo della neve è praticamente il freddo glaciale di quando uno è morto. Ma come ti viene? Cioè, chi entra? Capito? Allora, tu puoi dire qualunque cosa, no? Cioè, tu, allora, capito, dice la neve, allora, non so, gli sci, vuol dire che tu sei in una fabbrica che costruisci gli sci. Cioè, detto così, era evidente che lui su questi sci andavano. E lui non riusciva a fermarli e andavano per conto loro. Certo. Che era esattamente la cosa che finalmente aveva raggiunto. Però lui, siccome è abituato a tutta quest'altra modalità, veramente puoi capire che sono molto, molto così relativa, soggettivistica,
è un'opinione, dice no, eravamo. Ma lui poi ci credeva, la cosa tremenda era anche questa. Invece io che cosa avrei potuto dire? A parte quello che hai detto tu, che è perfettamente adatto, no? Perché in questo modo, che invece di sognare di rotolare da una duna, siccome sei freddo e ghiacciato come un ghiacciolo, stai pensando alla neve. Ti è. Ecco, questo Vabbè, va bene. Allora, speriamo che si sono divertiti i nostri sì, videoascoltatori. io sono sicura che poi ci faranno anche delle richieste più specifiche, solo che sarebbe bello poter interagire con i nostri spettatori e sapere cosa ne pensano Sì. di queste. Vediamo che cosa possiamo fare. Magari facciamo proprio nell'articolo, mettiamo un'email qui del giornale, la mia email, e chiediamo agli spettatori se hanno delle domande da fare rispetto al sogno e alla psicoterapia, così possiamo incrementare anche le puntate. Le Possiamo fare. domande se hanno trovato che interessante Sì, infatti. il livello da totalmente basso e noiosissimo. No, certo. Ma senti, ma no, questo, vedi che se non salutiamo le persone, questo verrà lasciato nella registrazione, te lo sto dicendo prima. No, vabbè, no, mi fermo. Ma Giusto? sì. Beh, un Vabbè. po' di ironia fa bene, un po' di Sì. autoironia fa sempre bene. Va bene, allora questo glielo lasciamo, ma per avere questo articolo, o perlomeno invece quello approfondito, poi ce lo mettiamo sotto, come praticamente potete avere l'articolo. E così mettiamo anche il sito, insistiamo anche che si possono scaricare tutti gli articoli che riguardano mente e corpo, che riguardano la sessualità e via dicendo. Va bene? Bene, va benissimo. Ok, a questo punto salutiamo il professore Luciano Rispoli. Alla prossima. Saluto io, vi ringrazio, ringrazio tutti, ringrazio te fondamentalmente e tutti quelli che sono stati con noi.